in questa breve sessione farò una rapida panoramica un po' più tecnica rispetto ai tour precedenti su come è possibile sviluppare diciamo, Google e Alexa Skill utilizzando diciamo, l'ecosistema .NET, quindi C Sharp e Azure. La domanda di prima mi è attacco a Paolo, qualcuno è sviluppatore C Sharp, utilizza Azure? Bene. Immagino che tanti altri di voi abbiano già provato a sviluppare Action con Google o Alexa, giusto? Utilizzando C Sharp e .NET. Allora, io sono Lorenzo Giudici, lavoro come software engineer alla Freeloop, un'azienda di provincia di Bergamo, Cusone, e ci occupiamo di, principalmente di sviluppo software. Spaziamo un po' le piattaforme cloud web, desktop mobile e siamo Microsoft partner di livello Silver. Quotidianamente quindi mi trovo a sviluppare, diciamo, fortunatamente, in C Sharp e utilizzare l'ecosistema cloud di Microsoft che è Azure. Quando mi hanno regalato il Google Home un annetto fa, da buon sviluppatore smanettone mi sono chiesto ma cosa faccio adesso con le poche competenze che ho, come faccio a realizzare, come divertirmi un po' con queste nuove tecnologie. E quindi un po' questa è la domanda di inizio che mi sono fatto e spero di darvi qualche spunto interessante in questo breve talk. Vi spoilerò già per la risposta positiva, quindi tranquillo. Questo qua è il classico workflow che probabilmente avete già visto e rivisto mille volte di una conversazione classica vocale o comunque testuale sui principali servizi che oggi abbiamo, che Alexa e Google Assistant. I device ormai sono di tutti i tipi, quindi da cellulare, orologio, schermo, non schermo, però il funzionamento è più o meno sempre lo stesso. Emaniamo una voce, quindi un comando vocale verso questo dispositivo che intercetta questo output vocale e in breve lo trasforma in una query testuale. Google e Amazon ci forniscono questo layer, che sono piattaforme web, applicazione web, portale, chiamatelo un po' come volete, che ci permettono di far cosa? Di definire un modello. Un modello cos'è? È un elenco di intenti, e dunque di cose che l'utente può fare o che vorrebbe fare utilizzando la nostra applicazione. Quindi questo layer ha il compito di tradurre quello che è il testo che le abbiamo passato, estraendo qual è l'intento, cosa che vogliamo compiere, quindi l'utente cosa vuole compiere, e a fianco di questo intento estrarre anche delle entità, chiamate anche slot in Alexa, che sono diciamo dei parametri. Per esempio, dico voglio sapere gli eventi in calendario di oggi. Dunque, sapere gli eventi in calendario è l'intento, di oggi è diciamo, il parametro che mi fa discriminare se devo darti gli eventi appunto di oggi o di un'altra giornata o di un altro mese. Fondamentalmente lo scopo di questa piattaforma è questo, dunque estrarre l'intento e i parametri, e queste piattaforme possono inviare i dati che hanno acquisito, che hanno estratto dalla query testuale, tramite un classico file JSON. È un file JSON che può puntare a un endpoint, che può essere un backend nostro, esterno, dove riceviamo questa informazione, estraiamo l'intento e i dati che sono a disposizione e da qui inizia la nostra elaborazione e a ritroso tutto il ciclo. Vado veloce su questa slide, la classica wake word, ok Google Alexa, parla con il nome dell'applicazione e ho qualche appuntamento domani, dicevamo ho qualche appuntamento e l'intento per sapere, domani è l'entità. Lo scopo è tirar fuori di fatto l'intento, cosa l'utente vuol fare, che questo è conta, e eventualmente delle entità. Una rapida slide su Dialogflow Flow, che è la piattaforma diciamo, che Google a cui si appoggia per definire questi intenti, queste entità. Adesso vado veloce su questa parte. Alexa Skill, diciamo uguale, simile, cambiano solo di fatto i nomi, e magari dopo il suo tempo faccio vedere rapidamente qualcosa. Questo è il JSON che normalmente ci arriva al nostro backend e vedete sono molto molto simili e quello che conta è questo, diciamo che il nome dell'intento, cioè Events Day, che io ho definito precedentemente all'interno della mia piattaforma, Alexa o Google, è uguale fa Alexa. Abbiamo il punto degli intenti, anche degli slot che sono oggi e addirittura mi arriva il valore testuale, la data. Quindi questo JSON in ingresso, il JSON in ingresso arriva di fatto al mio backend, che è questo bel rettangolo. Questo backend di fatto è un'applicazione web, un classico servizio API esterno, e può essere diciamo, scritto e sviluppato in qualsiasi linguaggio.
ovviamente io mi sono appoggiato a C Sharp. Quindi il fulcro cos'è? Il JSON arriva in ingresso, la nostra web app, che può essere fatta con .NET Core, .NET Framework, quello che preferiamo, è in grado di estrarre le informazioni, quindi l'intento e l'entità. L'altra cosa interessante, per chi utilizza penso Azure e credo si trovi bene, è la possibilità di fare l'hosting di questo servizio web. Di fatto ovviamente tutte le applicazioni web devono essere hostate, passatemi il termine, da qualche parte, che sia il tuo server locale o il cloud. Amazon con Alexa propone ovviamente AWS, Amazon Web Service, Google propone Firebase. Appunto la mia domanda era: posso fare anche con Azure? Ovviamente sì. E quindi Azure mi fornisce due classici servizi che sono l'Azure Web App e l'Azure Function App. L'Azure Function App diciamo che sono una versione più light perché mi permette di fatto di esporre un singolo metodo, quindi un endpoint e non un'infrastruttura totale come può essere un'applicazione web grossa, e mi permette appunto di esporre questo endpoint che io posso poi inserire nel mio portale Dialogflow o Alexa Skill, al quale arriverà poi il mio JSON. La grossa differenza, oltre che di struttura, che qui è molto più lineare, semplice, qui diciamo può essere un po' più complessa e in questa frangente potrebbe non essere utile, è il piano di consumo, perché l'Azure Web App ha un servizio più tarifario mensile, quindi che io lo uso o no, quello che pago in base alle risorse che io voglio avere è X. L'Azure Function invece, con Azure, propongono un servizio a consumo, della serie che sotto un certo limite di interazioni con quella mia, chiamiamola Web App, ho un piano un po' gratuito. Se quel giorno nessuno contatta la mia Alexa Skill, come capita, non pago niente. Ma d'altra parte trovo molto utile per queste particolari tipologie di attività questo utilizzo di Azure Function. Sfruttando ovviamente, questo non funziona ancora, sfruttando ovviamente l'ambiente, l'ecosistema di C-Sharp, Azure.net, Microsoft mette a disposizione, diciamo, senza troppi problemi, con SDK vari, un mondo al quale il nostro backend può di fatto collegarsi. Quindi alla domanda di prima, quali sono gli eventi di oggi? Io non voglio sapere Google Calendar, ma voglio sapere qual è il mio calendario di Outlook, e appunto con le Graph API posso facilmente collegarmi e tirare fuori informazioni su mail, Teams, eccetera. Ovviamente ho lo storage con blob storage, sì, quelle cose disponibili per le mie informazioni, appunto parlavamo prima di dati cross-platform, sono lì, quindi posso raggiungere eventualmente da Alexa o da Google Assistant. Posso fare telemetria con Application Insights, mi permette di tracciare e migliorare di molto l'utilizzo che gli utenti fanno, perché posso sapere nel dettaglio cosa ha chiesto, come ha chiesto, e quindi aumentare ancora di più il mio modello nel portale per essere sempre più efficiente. Posso collegarmi ai dispositivi IoT, quindi il classico accendi e spegni, lampadina, posso farlo col servizio di IoT Hub, oppure posso anche utilizzare dei cognitive services di Azure, che sono di fatto i servizi di intelligenza artificiale, che mi permettono, per esempio, dato una parola all'ingresso, di restituirmi una serie di immagini prese da internet con il protagonista, appunto, il focus, la parola che io gli ho passato. Essendo un backend, una classica applicazione web, per chi lo sa, posso tranquillamente collegarmi a applicazioni terze parti senza problemi. Quindi diciamo che la struttura di questo backend fatto C Sharp mi dà, diciamo, una certa flessibilità e anche una certa potenzialità. Per iniziare cosa serve? Poca roba, nel senso che devo collegarmi a questa Action Google Developer Platform, che è una console, un'applicazione console di Google sul web, e la stessa console developer la posso avere su Alexa, che poi abbiamo visto prima le immagini, poi vedremo qualcosa rapidamente. Lato codice cosa serve? Allora, sono stati fatti questi pacchetti Nuget, che sono facilmente installabili da Visual Studio, Alexa.net e questi Google, e Dialogflow, che permettono di fatto di semplificare il parsing di questo JSON e la generazione poi in uscita del JSON con la risposta. Non sono fondamentali, ma sono secondo me consigliati perché sono molto, molto utili. Li posso utilizzare con .NET Core. .NET Core, per chi non lo conosce, diciamo, oltre a girare su ambiente C-Sharp e Microsoft, può girare anche su server eventualmente Linux, quindi per chi non gli piace Azure potrebbe utilizzare le sue server. Visual Studio 2019, Visual Studio Code, Visual Studio for Mac, quindi diciamo che un po' tutte le piattaforme. Azure con questi due servizi e un piccolo software per aiutarti a fare debug, Androck, che permette appunto di creare un tunnel tra la mia applicazione web, localhost, ed esporre un endpoint pubblico. In questo modo io
prendo questo endpoint che Grok mi ha generato, lo metto nella mia piattaforma web che è Dialogflow Alexa, e tutte le interazioni che mi arrivano durante il debug dal simulatore o da appunto dalla mia Alexa o Google, posso debuggare rapidamente le cose. Sarebbe una breve demo, ma passo oltre perché vedo che il tempo stringe, ma vi faccio vedere dopo. E volevo invece parlarvi di questa abilità, non so se qualcuno ha sentito parlare, dell'Interactive Canvas di Google. Quello è un Hub Nest, un dispositivo di fatto Google Home, la controparte con lo schermo. E queste simpatiche animazioni e queste interazioni, diciamo, un po' strane nel vederle rispetto al classico Google Home, sono appunto le Interactive Canvas. Cosa sono? Sono un nuovo modo di interagire con l'utente, nel senso che noi siamo abituati a parlare, rendendo però molto, molte volte, lento l'interazione. Spegni la luce, devo dirgli la parola corretta, cercare di... adesso con lo schermo è possibile andare a fare un tap, tiro giù notifica, clicco e la luce si spegne. Questo è un passaggio ulteriore perché mi permette di offrire un'applicazione completa e molto ricca dal punto di vista multimediale, quindi normalmente adesso è molto utilizzata e spinta per i videogiochi, ma in futuro secondo me potrebbe avere anche altre applicazioni, per esempio in e-commerce eccetera, dove la sola voce può risultare difficile, mentre anche un input vocale grafico potrebbe aiutare. Il ciclo di vita è molto simile per chi ha sviluppato un'applicazione di Google Assistant, è molto simile. La grossa differenza è che entra in gioco un terzo fattore, che è un'applicazione web esterna che viene caricata all'interno di questo frame delle Hub Nest, e questa applicazione web non è altro che una SPA, una single page application, che può essere scritta con le normali tecnologie web che noi oggi utilizziamo, quindi HTML, CSS, JavaScript, Angular, Vue.js, chi più ne metta. L'interazione, come dicevo, non è solo vocale, ma è anche touch, quindi secondo me cresce ancora di più il livello di interattività. L'unica differenza che va aggiunta appunto a questa web app è solo una libreria statica di Google, che sono appunto queste API Interactive Canvas, che mi permette di fare questo workflow. Quindi l'utente dice: mostrami immagini del leone. Questa è un'applicazione di prova per mostrare immagini di animali. Lo smart display riceve l'input come prima, invia Dialogflow la mia query testuale. Dialogflow, come ho visto prima, cosa fa? Tira fuori l'intento, estrae l'intento e l'entità. L'intento in questo caso cos'è? Mostra l'immagine, voglio mostrare un'immagine. L'entità, il parametro qual è? Quale animale poi voglio vedere? E qui quello che abbiamo già visto prima, dove il JSON viene inviato nel backend, il mio backend elabora e riceve il JSON, lo parse, dice ok, l'intento è mostrare un'immagine, il parametro quale? Mostrare il leone. Restituisce allo smart display una risposta però diversa. La risposta è un HTML response che contiene due informazioni di fatto. Uno è l'URL della web app di cui parlavo prima, che dovrà essere poi caricata allo smart display. E un altro oggetto, che può essere, diciamo, personalizzato a piacere, può contenere delle informazioni, quindi in questo caso per esempio qual è il comando e qual è l'animale da mostrare. Al punto 4 quindi lo smart display ha ricevuto l'HTML response, carica nel frame questa web app che è definita in questo slot, e l'applicazione web, dunque la nostra applicazione single page application, cosa fa? Riceve tramite la callback o l'update di quell'Interactive Canvas API, riceve l'oggetto. Questo oggetto cosa contiene? Il comando, mostra immagini, quindi cosa devo fare, l'intento, e l'immagine da mostrare. L'applicazione ovviamente lavora rapidamente, aggiorna il suo HTML che viene poi tornato in controllo allo smart display, che mostrerà appunto l'immagine del nostro bel leone. Carino, bello, ma cosa c'entra con cosa ho detto fino adesso di C#, Azure, eccetera? La risposta è Blazor. Non so se avete già sentito parlare di Blazor, è un nuovo framework che è stato pubblicato, reso pubblico in produzione qualche settimana fa, e in breve permette di realizzare applicazioni web senza l'uso di JavaScript. E per chi come me non ha proprio capacità su JavaScript o conoscenze, questo diciamo che può essere una cosa interessante. Quindi Blazor cosa fa? Permette appunto di creare queste applicazioni web interattive e in queste particolari tipologie di applicazioni Interactive Canvas
l'utilizzo di JavaScript è ridotto praticamente al minimo, e l'unico codice JavaScript sono ovviamente le callback che abbiamo visto prima con l'Interactive Canvas API. Quindi Blazor come alternativa a Vue.js, Angular e React. Vi lascio un paio di link per approfondire Blazor, se qualcuno ha voglia di capire un po' più come funziona. Se ho 2 minuti veloci per fare una, vedere qualcosa, 2. Ok, allora vediamo se posso far vedere qualcosa. Ok, questo diciamo è un backend scritto un po' rapidamente in C#, e diciamo che tutta la logica sta qui, nel senso che quando mi arriva la chiamata l'oggetto JSON, io posso andare a parsare il mio oggetto e tirare fuori l'intento e il display name che abbiamo visto in precedenza. Adesso non sto qua a avviarla, se no mi sa che fuori 2 minuti. Giusto per farvi vedere che alla fine di questo codice l'obiettivo è appunto creare una risposta, e in questo caso la risposta qual è? La risposta è, quando mi arriva l'intento show animal, praticamente lui riceve che il comando è mostrare l'immagine dell'animale, e l'argomento che viene passato è di fatto il parametro che abbiamo visto prima nel JSON, l'animale. Questa risposta viene diciamo ben formattata per creare questa HTML response che viene data di fatto allo smart display. Vi faccio rapidamente vedere l'altro, anche se ok, e questo è l'applicazione web che abbiamo visto prima, realizzata esclusivamente in C#. Come vedete, l'unico codice JavaScript che è all'interno dell'applicazione è questo Windows Script, e di fatto è quello che mi permette di sottoscrivermi alle varie API di Interactive Canvas API. E questo è tutto il codice JavaScript che è sto scritto. Il resto è tutta un'applicazione scritta in C#, quindi con i vari eventi, e in particolare il punto diciamo focale è questo update user interface, che viene chiamato dal DOM dell'interfaccia grafica dell'applicazione web di JavaScript, che rilancia questo evento on animal change in age, e questo servizio web, che è quello di cui vi parlavo prima, che è Azure Bing Service, cosa fa? Praticamente passa come query questo oggetto animal, e praticamente va a tramite appunto Azure a istanziare questo servizio con una subscription key. Io gli passo la voce che è query, e lui mi estrae tutte le informazioni, tutte le immagini dal suo database di Bing che hanno come oggetto un leone. Questa cosa con C#, per chi stiamo smanetto un attimo con Azure, è praticamente immediata. Mi fa un segno che è finita, magari dopo. E niente, questo. Vediamo se riesco a tornare rapidamente qui. No, ok, in fondo. Niente, questo io ho terminato, vi voglio lasciare due riferimenti, giusto se magari volete approfondire o chiedermi qualche cosa, che mi rendo conto che è stato un po' rapido, alcune cose meriterebbero essere approfondite. E niente, caricherò probabilmente il codice su GitHub, quindi per chi vuole dare un'occhiata, e niente, grazie per l'attenzione.